stato inaugurato oggi il Parco delle Mura, uno spazio urbano e un'opera pubblica situata tra le scale mobili di Viale Pellini e Via della Cupa a Perugia. L'obiettivo di tale opera è stato quello di valorizzare un punto dell'Acropoli per decenni rimasto marginale attraverso la riqualificazione, il consolidamento e la valorizzazione del tracciato delle mura etrusche. Il progetto e gli studi sull'importanza del patrimonio etrusco perugino derivano dalla passione dell'architetto Michele Bilancia, presidente dell'associazione Radici di Pietra, e dai suoi collaboratori e soci dell'associazione, la quale nasce appositamente per promuovere e guidare i temi della conservazione, del restauro, della valorizzazione delle mura urbiche e della riqualificazione delle aree di pertinenza delle città murate. L'intervento, presentato dall'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini e diretto dal Comune di Perugia, in particolare dall'ingegner Fabio Campagnacci della UO Opere Pubbliche, dal RUP architetto Stefano Barcaccio e dal dirigente ingegner Fabio Zepparelli, ha comportato un investimento complessivo di 1.130.000 euro, di cui 1 milione finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 130.000 euro cofinanziati dal Comune. Molto soddisfatto anche l'assessore alla cultura Leonardo Varasano, che ha anticipato la volontà dell'amministrazione di collocare nel parco anche un'opera dell'artista giapponese Taiga Abe. Intento primario, come ha dichiarato l'architetto Michele Bilancia, del suo progetto e anche lo scopo della sua associazione, è quello di ridare visibilità, centralità e ruolo al monumento delle mura nel suo insieme. L'intervento quindi ha interessato l'area tra le scale mobili e via della Canapina fino a Piazza del Drago, dove si è scelto di riqualificare anche il percorso pedonale che si snoda ai piedi delle mura e realizzando anche una nuova gradinata di accesso all'ex chiesa romanica di San Benedetto. Presenti anche le associazioni dei rioni di Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Via dei Priori, che hanno visto rinascere questo luogo e che si impegneranno nella protezione e tutela di questo nuovo angolo restituito alla comunità. Il sindaco Romizia e l'amministrazione tutta hanno voluto poi omaggiare l'architetto Michele Bilancia dell'onorificenza del Bagliocco d'Oro per la dedizione e la passione volta alla conservazione e restauro delle mura urbiche e all'attenzione avuta per la città di Perugia. Il rinnovamento delle scale mobili. Si è ricordato del parcheggio. Aggiungo che abbiamo ottenuto un altro cospicuo finanziamento, ne odieranno le mamme e papà, per la scuola Fabretti alle mie spalle, quindi interverremo in maniera pesante anche sulla scuola Fabretti, ma ricordo San Francesco dal Prato, quindi ricordo tante situazioni che hanno visto rifiorire questo rione. E devo dire, lo ricordo sempre, ma lo ricordo anche oggi, questo è un rione che è rifiorito prima che nelle pietre e negli animi, quindi con il grande entusiasmo, la passione di tante cittadine, cittadini e associazioni che abbiamo sperimentato essere veramente l'elemento centrale in ogni opera di riqualificazione e rinascita.